have the pleasure and the honor to welcome you at the European Gravitational Observatory, the research infrastructure created by the French CNRS and the Italian INFN in the year 2000 to construct, upgrade and operate the Virgo interferometer. Einstein ha predetto l'esistenza delle onde gravitazionali, una conseguenza della relatività generale. Da allora si sono cercate queste onde, le cui sorgenti sono buchi neri, stelle di neutroni o diciamo e oggetti estremi che esistono nel nostro universo. E l'idea è quella che tramite queste onde possiamo acquistare un nuovo senso, cioè possiamo ascoltare l'universo non più solo vederlo. Queste sono le vibrazioni dello spazio chiamate onde gravitazionali. ESA è the results of an experimental effort which has been carried on by 1,000 physicists and engineers which are spread in 4 different continents. This is the end of a way which was long, an experimental effort started 50 years ago with the pioneering work of Joe Weber. But it's also a beginning. We are beginning to write a new chapter of fundamental physics and we are opening a window to look at the invisible universe. Thank you for your attention. LIGO and Virgo today announced that we are starting to fill in the gravitational wave sky with our first observation. This discovery ushers in a new era, a new branch of observational astronomy that uses nature's weakest force to probe the innermost workings of compact stellar systems composed of neutron stars and black holes. And LIGO and Virgo invite you to stay tuned for more discoveries to come. Thank you. After so many years of efforts have changed the dream into reality, gravitational waves are with us and they are with us to stay. As Fulvio said, a new era has opened. The universe will complete its map, not only photons, neutrinos, protons, charged particles, now gravitational waves. Until yesterday, a black hole was something written on a piece of paper. Nobody has seen a black hole. Everybody knows that black holes are there. What is a black hole? How do you see a black hole? You cannot take a picture because it's black on black, right? Now we know how to look for a black hole, how to study a black hole. So possiamo ascoltare l'universo oltre che vederlo. Questo è il motivo per cui questa scoperta apre una nuova astronomia e questo è il motivo per cui oggi credo che sia una data storica. Volevo chiamare qui le persone del GSSI che firmano questo lavoro storico che è uscito oggi su Physical Letters. In questo momento mi sento onorato di poter essere qua a rappresentare, insomma, indegnamente, però una scoperta che sicuramente è una scoperta straordinaria perché ha della sua questo fatto incredibile che apre una finestra, quindi apre una stagione. E niente, se posso io, quello che voglio dire è semplicemente che ringrazio per poter essere qua in questo momento anche il GSSI che mi ha dato la possibilità di continuare la mia attività di ricerca in questo campo che promette di essere sempre più interessante. And I hope to develop more knowledge and to increase my skills to perform well in the future. Thank you. It is great that in the beginning of my PhD I am welcomed with the new era of astronomy. We have a new kind of telescope which we can hear to something which we had never done before. It's a wonderful feeling. It's very good to be part of something so big and so wonderful.